Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quello di oggi è un video diverso dal solito. Allora, questo weekend nella città di Alessandria, che è una città vicinina a dove abito io, c'è un comics. E io i comics li amo tantissimo. Invece vedere tutta la gente in cosplay, vedere gli eventi, bellissimo. Ho pensato che potrebbe essere un buon esperimento per fare il primo video vlog in assoluto. Il primo vlog? Però non ho voluto fare un vlog normale, ovviamente. Con questo vlog io voglio provare a sconfiggere la mia paura più grande, o una delle mie paure più grandi, che è l'interazione con gente. Divideremo questo vlog in delle fasi, con delle sfide da completare. Mo, per me la sfida più grande sarà intanto parlare da sola in un telefono in mezzo a della gente con degli occhi che mi guardano. Ci sono alcuni ospiti che mi interessano parecchio, quindi vedrò anche di fare qualche contenutino con loro. Però ripeto, la parte più difficile sarà quella di parlare. Vediamo come va. Sarà un esperimento molto carino. Innanzitutto entriamo e poi iniziamo con le fasi. Possiamo farlo? Certo! Buongiorno! Vi ringrazio. Grazie a te. Vi ringrazio. Siete divertiti? Adoro un botto i tuoi video, davvero. Te ti giuro, dove ho i giorni molto blu. Sì. Ok, devo vedere qualcosa. Perché per me è la stessa cosa quando vedo i vostri commenti. Proprio la stessa identica cosa. Ma se dici così, vince. Oh yes! Io abbraccerei, ma sono molto sudata. Sì, meno male che mi hanno fermato, mi ha dato una carica pazzesca. Ok, ci siamo, ufficialmente ci siamo. Partiamo quindi con la fase 1. Questo posto pullula di cosplayer. E sono proprio loro che danno vita a questi eventi. Quindi direi di iniziare da loro. Prime vittime. Prime vittime. Io sono la prima vittima. Però questa prova mi farà saltare un ostacolino della mia ansia sociale. Quindi non fallire. Grazie, grazie per il consiglio. Voglio trovare un cosplay di un personaggio di Naruto e fare la Naruto Run per tutto il perimetro dell'Ale Comics. Ok, andiamo a cercarlo. Bellissimi, vabbè, ma è fantastico. È fatto benissimo. Il bello è che anche se è una fiera piccolina, comunque la gente ci si mette di impegno perché vuole divertirsi. Un piccolo Naruto, quella della vittoria del mondo. Oddio, c'è Kakashi! Ho trovato un Kakashi! Ok, ci sono. Oddio, oddio. Scusa, scusa. Ciao, scusa, posso chiederti una cosa? Posso fare un video con te? Adesso ti spiego. Allora, mi servirebbe che tu e io corressimo alla Naruto per tutto il perimetro dell'Ale Comics. Grazie tantissimo per il tuo aiuto. Scusa per la sudata. 5. Grazie mille, ciao. Ciao 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 ciao. Ok, con le ascelle pezzate e il sudore che mi gocciola vi dico, fase 1 completata. E mi è anche scesa un po' l'ansia, diciamo. Poverina, l'ho fatta proprio correre come non so che roba. Giada si chiamava, scusa Giada, scusami. Tra l'altro ci sono i personaggi di League of Legends che mi stanno guardando male da un po', però vabbè. Molto bene, e adesso fase 2. Ok, iniziamo con la fase 2, andiamo. Oddio. Ciao. Oddio, che bel cosplay, mi piace tantissimo. Non piangere. Non piangere, ti prego, sto già sudando io. No, tranquille, tutto bene, tranquille. Dai, ti posso tenere questo. Grazie. Grazie mille, grazie, grazie. Vabbè, ma c'è tutta la famiglia qui. Ah, vabbè, dai. Posso essere il nuovo Thor io? Puoi incoronarmi se vuoi. Mi assomigli tantissimo! Ciao! Ciao! Ciao Luca! Carino! Giulia? Giulia? Mi dispiace per te, perché non ho un pavone, mi dispiace. Scusa se ti ho rapito. Ce n'è un altro. Scusa, quando vedi Capri ti saluto, termina. Sei una cosa. Ti saluto già adesso se vuoi, ciao. Bella zio, sei stato bravissimo. Ti ho visto, aspetta un attimo. Ma lei? Ehi. Ma lei? Andiamo. Ciao. Ok,
a posto, la fase 2 l'avete fatta voi, facciamo così. Mamma mia, la carica che mi date. L'avrò detto mille volte, ma lo ridico, la carica che mi date. Fase 3, c'è Emanuela Pacotto come ospite. Lei è una bravissima doppiatrice e tra i miei personaggi preferiti ha doppiato Sakura di Naruto. Andrò alla sua conferenza perché svelerà i segreti del suo doppiaggio. E se ci sarà l'occasione di un meet and greet, proverò a nausearla con i miei complimenti. E anche se ci riesco a fare un piccolo video sketch con lei. Ho portato il mio coprifronte di Naruto molto scrauso, 7 euro. Però me lo metto e sto in prima fila così magari mi nota. Andiamo, aiuto. Preparatevi a passare dei guai se arriviamo tardi. Dobbiamo metterci subito sulla nuova rotta. Pronti a salvare. Conquisteremo. Una collana non ci costa. Me la regali, me la regali. Un'estate intera ritrovarsi su un palco insieme a tutti voi è sempre un'emozione. Anche per noi è un sacco bello ed è un sacco un'emozione poterti avere qua ad Ale Comics. Cerco sempre a un certo punto di abbandonarmi al personaggio, di vivere con lui la situazione, l'azione. Se tu ti lasci andare e vivi col tuo personaggio, non so come dire, abbatti qualunque difficoltà. Per cui se volete fare i doppiatori, prima di tutto dovete esserne sicuri, 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 perché dovete farvi veramente un mazzo tanto. Ok, sono in fila per il meet and greet dell'Emanuela Pacotto. Sono troppo ansia. Sei venuto ad uccidermi con questa cosa addosso? Meno male che ci siete voi, mi allevate l'ansia. Vabbè, capito. Io volevo dire che sei bravissima intanto, scusami. No, sei adorabile. No, figurati, no. Sei incredibile. Oddio, sto tremando. Sto guardando Naruto e la tua Sakura davvero mi è entrata davvero tanto nel cuore. Soprattutto, guarda, sto studiando doppiaggio anche io e mi piace tantissimo il tuo saper scandire le parole. Perché Sakura parla un treno, è un treno, però io capisco tutto quanto. È una cosa davvero bellissima, sei proprio bravissima in tutto. Davvero, sono qua per complimentarti soprattutto. Sono contenta se vi è di stimolo per fare delle cose, cioè per in qualche modo portare avanti una vostra passione. C'è l'ultima cosa che ti chiedo, se vuoi, perché so che sei stanca, non vorrei mai. Ho scritto un piccolo sketch, ma di 20 secondi, sono proprio 20 secondi, sì. È un dialogo tra Naruto e Sakura. Ehi Sakura, ti va di offrirmi una ciotola di rame? Come offrirti? Naruto, sei il solito maleducato! Uffa, però non vuoi mai uscire con me, vuoi uscire sempre solo con Sasuke. Oh, Sasuke, Sasuke, dov'è Sasuke? Sasuke, Sasuke, basta, Bulma! Bulma? Chi è Bulma? Oh cavolo, ho sbagliato anime. Testa quadra! Scusa, scusa! Fase 3 completata! Mamma mia, sto ancora tremando. Tra l'altro, non avevo il coprifronte perché l'ho perso. Quindi altro che... Raga, ma chi è che ha perso un sandale? Sarà raga, ma chi è che ha perso un coprifronte? Mi devo staccare un po' da TikTok. Bene, siamo pronti per la fase 4. Qui c'è Gianluca Iacono, anche un altro doppiatore, conosciuto come... Basta! Mi hanno ascoltato. Conosciuto come doppiatore di Gordon Ramsay e di Vegeta. Facciamo la stessa identica cosa che con Emanuela Pacotto. Quindi risaltiamo sul treno dell'ansia. Ciu ciu. Ciao! Buongiorno! Buongiorno! Piacere di conoscerti. Piacere, ciao! Sei davvero bravissimo nel tuo lavoro, grazie. Sei uno dei doppiatori italiani proprio pazzeschi, te lo giuro. Mi sto guardando ogni cartone animato vecchio e nuovo e ci sei sempre tu, io tipo sì, che bello! Sei ovunque, basta, ero... Siamo le euro 8, lo so. No, non è vero. Ieri ero con Moneta e chiudere la conferenza, dicendo cosa stai aspettando, cosa vorresti ancora alla vita? Moneta fa, andare in pensione. Poverino! No, poi ho detto no, noi lavoreremo finché non schiattiamo. Guardati, avrei una richiesta per te, se non sei troppo stanco ovviamente, perché tanto io non voglio assolutamente romperti le scatole. Quello che ti volevo dire allora... Che cos'è? È brodo di pollo mantecato con capperi su una crema chantilly alle nocciole con un tocco di basilico e pepe adagiati su una foglia di ortiche e menta e liquirizia, pomodori pelati sopra un letto di Wellington al rosmarino e pere cotte. Fast. Schifo! Sì, chef. Non meriti di stare nella cucina di Hell's Kitchen. Sì, chef. Ma l'hai assaggiato almeno? Sì, chef. Sono stronzo. Sì, chef. Sì, chef, sì, chef, sì, chef. Ma non sai dire altro! No, chef. Era meglio cannavacciuolo. Cos'è che hai detto? Sì, chef. Non niente, chef. Dammi la giacca e vattene. Sì, chef. Ok, è stato divertentissimo. Adesso è il momento dell'ultima fase. L'ultima fase
è la fase peggiore, perché con l'ultima fase io sconfiggerò definitivamente le mie paure. Sarà l'ultimatum di questa giornata. Praticamente oggi domenica alle 5 del pomeriggio ci sarà la singing contest. Tutti quanti possono iscriversi e partecipare. Basta scegliere una canzone e cantarla in qualunque lingua vuoi. E quindi io ieri sera mi sono decisa a farla. Ma qual è il bello? Volevo cercare una canzone simpatica, però ho detto voglio lasciare il segno, e quindi ho preso una canzone che mi piace tanto della Disney e ho cambiato il testo scrivendo una canzone parodia che ho scritto ieri sera, ripeto, quindi non mi ricordo un cavolo. Adesso manca esattamente un'ora, c'ho lo stomaco che non è uno stomaco. Ci vediamo direttamente allo spettacolo. Ciao. Facciamo il vlog backstage. Sì, ho paura, non ti ricordo niente. Tanto vabbè, improvviso, che devo fare? Allora, adesso Giulia canterà un brano della Disney, però ha realizzato una parodia di questo brano della Disney riscrivendo il testo. Fatemi sentire forte l'applauso, perché sale sul palco la numero 7, Giulia, che da Hercules non interpreta "ce la posso fare", ma interpreta "non ce la posso fare". Assolutamente sì, un testo sacrosanto. Esatto. Complimenti per il coraggio, l'idea, peccato perché sennò avresti spaccato di brutto. Mi associo ai complimenti anche perché non è un brano che fa tutto. Complimenti per la parodia, ovviamente, che c'è un lavoro dietro, e poi beh, per il resto non mi pronuncio, è figata. Grazie Giulia. Siamo giunti all'eterno. All'ultimo concorrente, l'ultimo. Al mio tre, Giulia.
ragazzi, sono arrivata seconda, non ci credo, ho fatto una figuraccia immensa, mi ha dato il secondo posto. Con questa ultima fase ho vinto le mie paure? Sì, perché alla fine, anche se non ho fatto bene, l'ho fatto e mi sono divertita, perché è quello l'importante. Questo infatti dimostra che non devi aver paura, devi vivere tutto col sorriso. Va bene, io me ne vado da questo comics con il sorriso stampato sulla faccia, dei bei ricordi, delle belle sudate, delle belle figuracce. Però dai, viva la vita! Spero che questo vlog e video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. A presto! Venite tutti quanti a guardare l'Accademia Crown. Su Instagram siamo Accademia Crown o Furigamma.